Camillina. E oggi dove si va in missione? Oggi, ragazzi, si va a sperimentare Serra Lunga d'Alba. Buona visione! Piano, piano, Cristo, Brava! Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per una nuova, importantissima, strepitosa produzione video, ragazzi. Oggi sabato 1 luglio 2023, splendida giornata di sole, ci troviamo a Serra Lunga d'Alba, ragazzi, un paesino validissimo, in una delle più belle zone della Bassa Langa, ragazzi, una delle zone più in, più VIP, con la più bella edilizia, con le più belle macchine che girano, con dei paesaggi mozzafiato sulle colline validissime qua delle Langhe, con tutti quanti i vigneti, e vediamo di sperimentare innanzitutto questo meravigliosissimo paese per poi vedere se troviamo anche qualcosa a livello di dintorni. Parcheggiamo proprio in prossimità del centro di Serra Lunga. Incominciamo subito a vedere una splendida panoramica qua di Serra Lunga d'Alba, ragazzi. Qui siamo in uno slargo dove sovente fanno anche degli spettacoli, vedevo che c'è già qualcosa di allestito, e qui abbiamo anche già il primissimo punto panoramico da cui si possono godere le validissime colline delle Langhe, ragazzi. Guardate che meraviglia! Facciamo una panoramica a 360 gradi. Vediamo già anche qui, proprio sotto di noi, che spicca il castello, che è particolarmente sviluppato verso l'alto. Dal parcheggio iniziamo subito a percorrere via Garibaldi, che è una viuzza che porta su proprio in direzione del centro di Serra Lunga. Serra Lunga d'Alba è alta 414 metri e consta di 517 abitanti. Arrivati su in cima di via Garibaldi, ci incrociamo con via Roma, ragazzi, che è una via strana perché circonda tutto il centro del paese in modo tondo. Svoltiamo dunque a sinistra e percorriamo via Roma. Vediamo se ci fa fare tutto l'anello in tondo. È inutile ricordare che anche qui a Serra Lunga d'Alba, come in tutti i paesini delle Langhe, soprattutto la Bassa Langa, in ogni dove c'è un centro degustaging. Subito dal primo incrocio a destra, ragazzi, in fondo di via Roma, che non sappiamo se poi continua o meno, vediamo già il castello. Guardate che meraviglia, questo è il castello di Serra Lunga d'Alba. Ok ragazzi, abbiamo appena terminato di fare tutto il giro di via Roma. Via Roma in realtà è un anello, una specie di ellisse, un ovale che consente di passare tutto intorno al paese. Abbiamo qui uno dei tantissimi centri degustaging, ragazzi, e adesso, dopo aver percorso via Roma, prendiamo su via al Castello. Ecco, questa è via Castello. Qui abbiamo una splendida visuale sul castello di Serra Lunga, ragazzi. Questo viale è anche molto bello, selciato. Ah, che meraviglia! Aperto, chiude le 18, no! Monticello, aperto, chiude le 18. Altro punto panoramico, ragazzi, guardate che spettacolo! Abbiamo tutta la vista sulle colline delle Langhe, vedete? Meraviglioso! Siamo entrati in quello che sembrava una specie di ingresso, non siamo sicurissimi, ragazzi, se perché qui siamo all'interno del castello, diciamo, però siamo ancora all'esterno. Teoricamente si potrebbe vedere anche diciamo
Internamente però biglietteria, costa una roba allucinante, poi Camilla rompe le palle, tira a destra, a sinistra. In questi casi Camilla è un impiasto, dobbiamo sempre scambiarcela un po'. Io e la regia, quando io faccio le registrazioni video, lei la tiene, e viceversa quando lei fa le riprese fotografiche la tengo io, ragazzi. Questo è il castello. Percorriamo questo splendido vialetto, ragazzi, panoramico. Notiamo questi giardini validissimi, ragazzi, ma che roba, tutti curati, tenuti bene. C'è qua, eh? C'è Camillina? Sì? Vedi che non sono scappato, Mila. Arrivo, eh? Sì? E allora? Ok ragazzi, esattamente come avevamo visto già su Google Maps, oltre a Via Roma, che è la via più interna, diciamo, al paese, che fa una specie di ellisse, una specie di asola, tutto in tondo, per cui Via Roma è sostanzialmente un cerchio, abbiamo anche Via Mazzini, almeno così era indicato prima, che consente di fare un secondo anello, una seconda ovale intorno al paese di Saralunga d'Alba esternamente a Via Roma, e naturalmente noi sperimentiamo. Ok ragazzi, percorriamo adesso Via Foglio, che è una via che ci allontana dal centro del paese. Andiamo a sperimentare magari un luogo un pochettino più distaccato dal paese, in cui per esempio potremmo trovare dei punti panoramici, dei belvederi e soprattutto dei punti in cui si può vedere il paese più da lontano. Ok ragazzi, abbiamo percorso un pezzo di quella via lì dietro, che però a un certo punto poi iniziava a scendere. Purtroppo sembrava ci fosse un punto panoramico, che però poi non c'era, per il semplice fatto che ci sarebbe stato, ma c'era una villa davanti che ostruiva la visuale. Proviamo adesso a prendere un pezzo in senso opposto, ma non ho molte speranze, vediamo.
ragazzi, qua avete veramente un centro tastaging in ogni dove, eh? Ok ragazzi, abbiamo guardato anche nell'altra direzione, ma c'è la provinciale. Purtroppo non abbiamo trovato una viuzza o qualcosa che ci allontani dal paese per poterlo vedere da lontano. Abbiamo dunque fatto per la seconda volta dietro front e adesso torniamo, stiamo percorrendo di nuovo via Roma e torniamo verso praticamente la zona del parcheggio, esattamente lì dove abbiamo parcheggiato, e concludiamo la sperimentazione. Rispetto alle altre volte, questa volta non abbiamo trovato, perché cercavamo in realtà anche un pezzo di strada sterrata che magari consentisse di allontanarci un attimino del paese, anche per lasciar Camilla libera, invece un Cristo. Bene ragazzi, anche questa produzione video di Sera Lunga d'Alba volge al termine. Come di consueto, mettete un bel pollicione verso l'alto se la produzione è stata di vostro interesse, iscrivetevi al canale, i commenti sapete che sono sempre graditissimi. Ragazzi, al prossimo video. Ciao!